Questa qui è un'antica pompa a vapore che dovrebbe essere dell'Ottocento. E serviva appunto per tirare l'acqua da dentro, da qui che c'era un pozzo. E con questi tubi veniva tirata, poi Insomma, la pressione del spenta. vapore appunto fa ruotare questa ruota che tramite una cinghia trasmette il moto Quella là a una sopra. di quelle due Sarà quella ruote là sopra, perché è diretta questa, no? probabilmente Sì. la più piccolina, e tramite l'asse gira anche quella accanto che è un po' più grande, probabilmente per sfruttare una maggiore velocità, che tramite un'altra cinghia fa Quella girare questa sferica ruota lì. qua sotto in basso. Fino a qualche anno fa, qui cioè, c'era il tetto con le capriate e poi è stato ingentiato. Quindi è un po' anche il fatto che questi luoghi sono molto belli. Poi, quando sono abbandonati, cioè il degrado aumenta in maniera esponenziale. Voglio dire, qua adesso se si vuole riprendere questa struttura, che è bella perché è una struttura antica, c'è anche una storia dietro, ci vuole molto più lavoro, perché essendo abbandonata qui è bastato un incendio ha fatto cadere tutte le tegole antiche, che poi tra parentesi questi cotti antichi non si riescono a rifare allo stesso modo. Cioè la pasta, l'impasto è diverso. E quindi è un peccato, cioè un qualcosa che non ritorna. Poi per essere ripreso si spendono anche soldi, tanti soldi più. Invece basterebbe magari avere un po' più di attenzione. È bello già Allora, qui siamo montato. lungo una linea di faglia e questa è la parte iniziale. Poi verso nord questa faglia prosegue Ma te li puoi riprendere e il dislivello è anche molto più rilevante, entra anche intorno ai 200 metri. Bella.
Allora, sono interessanti questi capitelli che fanno pensare a una precedente costruzione e quindi molti materiali di risulta di una costruzione passata, anche di epoca romana, sono stati poi riutilizzati per costruire la villa. E anche altri pezzi di pietra lavica che sembrano quasi estranei alla costruzione e quindi riutilizzati. Deve diventare un punto di ricezione del parco. Sarebbe bello se diventasse questo. Quindi un parco che può essere utilizzato da tante persone. Un ingresso per la riserva della Timpa.